In vista delle festività natalizie, Calcinaia offre ai turisti e a tutti i suoi concittadini, in particolare ai bambini, una fantastica occasione d'incontro. Sì, come al solito la festa dei commercianti riscuote molto successo tra i cittadini. Anche l'amministrazione comunale partecipa all'organizzazione di questa festa, contribuisce non solamente con la presenza degli amministratori, come si vede io sono qui, ma anche consiglieri, assessori, ma contribuisce economicamente, effettivamente, per tenere ben unita l'organizzazione, l'associazione dei commercianti calcinaioli, che effettivamente ha dato dimostrazione di essere capace di coordinare, organizzare ed essere anche molto originale nell'organizzazione di questa festa, e che i cittadini Calcinaia gradiscono molto. Ecco, si ha bisogno di incontrarci fuori delle case, di socializzare, di trovare il modo di stare uniti, bambini, adulti, anziani. Si tratta della festa Aspettando il Natale, organizzata dall'associazione Commerciando Calcinaia con il patrocinio del comune di Calcinaia. L'associazione Commerciando Calcinaia riunisce un nutrito gruppo di commercianti del paese che, proprio in vista del Natale, hanno ideato ed organizzato per il 16 dicembre una serata ad hoc per accontentare grandi e piccini. Una festa davvero ben riuscita, come sottolinea anche la presidentessa dell'associazione Commerciando Calcinaia, Stefania Pieraccioni. Per ora siamo soddisfatti perché c'è tanta gente, i commercianti fra loro sono uniti e sono tutti compatti, e ci sono stati tanti bimbi allo spettacolo, il profumo dei cibi è ottimo e si spera in una fine serata ancora migliore. Il 16 dicembre il corso di Calcinaia, ovvero via Vittorio Emanuele, ha ospitato tantissime bancherelle, punti di ristoro ed attrazioni che hanno richiamato l'attenzione di molti visitatori, desiderosi di aggirarsi per il centro del paese e lasciarsi incantare dalla magica atmosfera natalizia che si respira in questa particolare occasione. La festa è cominciata intorno al primo pomeriggio, con il raduno in Piazza Indipendenza di tutti i bambini e l'apertura degli stand gastronomici. I bambini erano stati invitati dagli organizzatori a vestirsi da addobbi natalizi, pacchi regalo, alberi di Natale e personaggi del presepe. E dopo gli ultimi ritocchi è andata in scena la sfilata dei piccoli mascherati, che ha dato di fatto l'avvio alla festa. Al termine di questa allegra parata, i bambini presenti hanno scritto una letterina a Babbo Natale, che è stata consegnata personalmente all'indiscusso protagonista di questa giornata, che magicamente si è materializzato nell'arco della serata, proprio a Calcinaia. Grande seguito ed un'infinità di applausi ha scatenato anche lo spettacolo spettacolare del baule troppo animato, che sull'aria di celebri motivi dei cartoni Disney ha raccontato attraverso la musica alcune delle favole senza tempo amate indistintamente da ogni bambino. Due bravissimi attori hanno interpretato e dato voce a personaggi immemorabili di racconti come La Bella e la Bestia o Aladdin. Questo vivacissimo medley di racconti ha letteralmente stregato gli spettatori più piccoli, che per oltre un'ora hanno assistito alle fantastiche peripezie di Paolo e Serena, protagonisti dello show. Ottimo riscontro anche per il meraviglioso presepe allestito da Anna Maria Guglielmo nel suggestivo scenario della Torre Mozza di Calcinaia. Luci ad hoc, manichini, stoffe preziose per interpretare al meglio la natività del piccolo bambin Gesù. Una scenografia davvero splendida per una presentazione che ha suscitato unanimi consensi. Tante anche le bancarelle che hanno preso parte a questa edizione di Aspettando il Natale, con opere di artigianato che non hanno mancato di attirare l'attenzione di tutti i presenti. Tra queste spiccava la presenza del mercatino dei bambini, una sorta di pesca di beneficenza allestita proprio dai genitori e dai bambini delle scuole dell'Istituto Comprensivo Martin Luther King, che ha visto tra l'altro la convinta adesione anche del dirigente scolastico Luca Pierini.
La collaborazione con i genitori è forte, ovviamente il ricavato di questa pesca sarà utilizzato per l'acquisto di materiale per la scuola, soprattutto strumenti informatici per rinnovare i laboratori e anche per finanziare i diari personalizzati che i nostri alunni hanno da quest'anno scolastico. E noi genitori rappresentanti nel consiglio d'istituto insieme a tutto l'istituto comprensivo Martin Luther King di Calcinaia abbiamo pensato di fare in questa occasione una raccolta di fondi per la nostra scuola, per tutto l'istituto, e abbiamo allestito un mercatino che poi di fatto è diventata una pesca a sorpresa, perché ci sono tanti bellissimi premi e oggetti che ci sono stati donati dai commercianti di Calcinaia che ci hanno permesso di allestire una, sostanzialmente per chi è fortunato, una pesca con dei bellissimi premi, e speriamo che partecipino tutti coloro che stanno visitando questa festa. Non solo shopping, luci e spettacoli, ma anche solidarietà all'interno della riuscitissima festa organizzata dai commercianti di Calcinaia. Ecco allora il frequentatissimo banchetto della Sartoria delle Solidarietà, che ha esposto i magnifici lavori delle bravissime sarte dell'associazione, presieduta dalla vitalissima Iria Parlanti. Borse, pigotte, sciarpe, piccoli oggetti in stoffa acquistabili a cifre davvero modiche, che peraltro saranno totalmente devolute in beneficenza a sostegno di associazioni come l'UNICEF, ma anche di enti e persone che nel corso dell'anno hanno dovuto affrontare calamità naturali che hanno profondamente inciso sulla loro vita quotidiana. Sia a Calcinaia che a Fornacette ci sono le sartorie della solidarietà. Ci siamo messe insieme e oggi, essendo la festa dei commercianti a Calcinaia, siamo venuti qui con la nostra bancarella e facciamo un po' di tutto. Abbiamo iniziato con le pigotte dell'Unice, poi ora siamo tante donne, perché all'inizio eravamo pochine, ora siamo tante donne, sono diversi anni, e con la fantasia di tutte le donne facciamo tantissime cose. Abbiamo messo insieme la bancarella e il ricavato, perché quello che viene venduto, ho fatto la pesca perché ai ragazzi piace pescare, abbiamo tappi con la ruota, ciò che incassiamo lo diamo in solidarietà. Insomma, i soldi che facciamo quando si arriva a dicembre, si fa un po' l'inventario di ciò che abbiamo e lo diamo tutto in solidarietà. È bello stare insieme, perché noi siamo anziani, ma vorrei dire giovani, ma i giovani non siamo più. E sì, ci si sta bene, perché ci socializza, si fa quando facciamo dolci, con un paio di risate ci passa la giornata e ci si dimentica anche ciò che i nostri problemi, che purtroppo ce ne sono tanti. E se facendo del bene per noi facciamo anche del bene per gli altri. Anche l'arte ha trovato il suo naturale spazio in Aspettando il Natale, con la mostra di Mario Madiai, organizzata dal comune di Calcinaia nell'ambito della 10ª edizione della rassegna Vico Vitri Arte. L'artista, di fama internazionale, ha presentato nello splendido spazio espositivo della Torre di Calcinaia Diversamente, una raccolta di opere che rappresentano il percorso artistico del celebre pittore. Oltre al bel mercatino di arti e mestieri, la festa ha inoltre offerto ai più golosi squisite delizie, come l'immancabile pasta fritta, panini con giusto e salsiccia, patatine, crepe, alla Nutella, bomboloni farciti, bibite e vin brûlé. Insomma, una quantità di ghiottonerie che hanno fatto da dolce preludio all'avvento di Babbo Natale. Questa che vedete oggi è la festa dei commercianti, anno 2012, la festa di Natale organizzata dai commercianti Calcinaia, che sono tutti i commercianti del corso, ma non solo del corso, anche delle piccole rughette corso Vittorio Emanuele, chiaramente organizzata col patrocinio del comune, che tutti gli anni ci aiuta moltissimo anche per quanto riguarda le spese dell'allestimento della luminaria. E ci sono tantissime cose da gustare, le patatine fritte, e la pasta fritta, abbiamo le crepe alla cioccolata, i bomboloni e poi i panini con i wurstel, insomma tante belle cose. E poi quest'anno anche un bel mercatino, tantissimi sono venuti a trovarci a Calcinaia quest'oggi per esporre i prodotti, molti anche artigianali, soprattutto quasi tutti artigianali. E poi il fiore all'occhiello, la ruota della fortuna che
già dato moltissimi premi. Abbiamo un maialino smontato, abbiamo prosciutti, rigatino, salsicce e salami, e li stiamo, diciamo, dando ai nostri cittadini e a quelli che ci verranno ad ospitare con la ruota della fortuna, che magari poi... 52! Un tappeto rosso, un trono, parole buone e regali per tutti. Il vero Babbo Natale, barba lunga e sguardo sognante, non ha tradito le aspettative, accogliendo tutti i bambini che l'hanno cercato e consegnando loro qualche bel dono. Ovviamente solo un piccolo pensiero, un antipasto di regalo in attesa, o meglio, aspettando il Natale. Oh, buon Natale a tutta Calcinaia!